A fine 2018 l'uragano Vaia aveva provocato lo schianto di innumerevoli alberi al bosco Driole Rive di Feltre, danneggiando anche manufatti, percorsi e camminamenti interni. Nei mesi successivi all'evento atmosferico, il Comune aveva eseguito i primi urgenti lavori di taglio e messa in sicurezza dell'area. A distanza di un anno e mezzo, si pensa a un recupero più complessivo e studiato, un progetto dal valore complessivo stimato di 20.000 euro. Nell'operazione si è inserita la società Etifor SRL spin-off dell'Università di Padova nel quadro dell'iniziativa Fratello Albero. La società che fornirà gratuitamente eh, non solo la progettazione tecnica ma anche la fornitura emessa a dimora delle 2000 piante compresa la manutenzione atta a garantire l'attecchimento eh, nei tre anni successivi all'impianto. L'intervento approvato consiste nel reimpianto di circa 2000 alberi di specie autoctone, tra le quali alacero, frassino, tiglio, carpino e olmo. Numerose sono le implicazioni e i servizi potenziali ecosistemici correlati a questo intervento, eh, quali il recupero della biodiversità forestale del, del sito. Il ripristino della cornice arborea e quindi con essa il miglioramento anche della percezione paesaggistica da e verso il colle delle, delle Capre. Inoltre, con il reimpianto verrà consolidata anche l'intercettazione e regimazione delle acque meteoriche che altrimenti potrebbero creare fenomeni erosivi, considerata la morfologia e la particolare pendenza dell'area interessata.